Alessandra, in 2 minuti ci dici cosa fate dietro quella porta dopo che io e la dottoressa La Fauci vediamo i pazienti, le pazienti e ve le mandiamo. Cosa succede? Cosa vi dite con le pazienti? Cosa fate? Beh, la riabilitazione ha moltissimi momenti. Il primo sicuramente è quello di spiegare alla persona che abbiamo di fronte che cosa andremo a trattare, qual è la parte del corpo interessata, dove si trova, cosa contiene, quali sono le sue funzioni. Ma essenzialmente prima indaghiamo se la persona che abbiamo di fronte ha reale coscienza e conoscenza del problema, se è veramente intenzionata a risolverlo. E chiediamo la sua collaborazione attiva, perché la riabilitazione è un percorso che inizia sì nel nostro ambulatorio, ma continua nella vita. Gli esercizi che noi insegniamo e che sono specifici e mirati alla rieducazione del muscolo pubococcigeo, o comunque al muscolo del pavimento pelvico, devono essere costantemente eseguiti dalle persone in tutta, nell'arco della loro giornata, per tutti i giorni della loro vita, anche quando gli sembra di aver risolto il problema che lo aveva portato da noi. E poi iniziamo un percorso di propriocezione, quindi capire, sentire una parte del corpo che in realtà lavora anche senza la nostra consapevolezza, ma che, come per esempio i polmoni che respirano anche se noi non ci pensiamo, possiamo aumentare la forza della contrazione e quindi la tenuta del pavimento pelvico che si chiama così perché sostiene la vescica, l'utero e il retto. Non ci stanchiamo mai di ripetere ai pazienti che la ripetizione è la base del successo della terapia, della riabilitazione, perché l'esercizio deve diventare una cosa automatica. Ogni volta che uno ha un po' di tosse o starnutisce, deve sapere che cosa deve fare e prevenire, perché si è parlato prima di prevenzione, la fuoriuscita della pipì.